Mi viene spesso chiesto, tipo, come si fa ad essere un creativo? Tipo, guarda, io ho quest'idea, che sia fare un gioco, che sia scrivere una canzone, ma non riesco a mettermi lì. Per qualche ragione non lo faccio. Come fai? Allora, io per prima cosa metto di fronte a un warning. Questo perché tutte le mie esperienze lavorative mi hanno insegnato che l'esperienza è fondamentale, la formazione è importantissimo, ma non c'è esperienza, non c'è formazione che possa compensare un'eventuale mancanza di talento. Sono diventato un filino calvinista su questa cosa. Quindi per te esiste il talento innato, qualcosa di innato. Ci sono degli Ci aspetti sarà che sempre grezzo, non puoi allenare, esiste, o ok? se ti, se, possiamo parlare di potenziale. Se non viene sviluppato, si atrofizza. Necessita sempre di venire sviluppato con tantissimo lavoro, tanta disciplina, però sì, tanto, tanto, tanto. E sto diventando anche molto istintivo nel vedere ce l'hai, non ce l'hai. Ce l'hai e Ok. Ok. quindi potrai migliorare tantissimo, oppure non ce l'hai e quindi potrai migliorare, ma un po'. Studiati tutti i manuali che vuoi, fai tutta l'esperienza che vuoi, ma il tuo margine di crescita è basso perché ti costa fatica, cioè vedo. Quindi la creatività è un talento. Essere creativi è una propensione, è una vocazione. Ovviamente non è un interruttore che è acceso, spento, ce l'ho, non ce l'ho. Può essere un gradiente. Io vedo così tutte le caratteristiche di una persona, eh. Vedo gli esseri umani come delle tavolozze, dei mixer complicatissimi, con tutti i vari valori, tratti neurologici, tutto quello che vuoi, che saranno più o meno alti, e poi la somma di questi valori, che cambiano pure nel tempo, vanno in maniera molto, molto complessa a costituire le caratteristiche e l'identità di una persona. Questa Ora, fantastica è che anche ogni singola leva in questo mixer è capisci? la definizione è casuale, per cui estraiamo Esattamente. 50 numeri, ma la definizione di quei 50 numeri è solo casuale, per cui è l'aggregato di cellule. La creatività è una di queste cose. E perché? Perché ho fatto questa premessa. Perché allora, se una persona si deve sforzare per mettersi lì a creare, ok, allora può essere un hobby. Un po' come io mi devo sforzare di andare in palestra perché mi piace i risultati che dà, ma non è una cosa che mi piace fare, mi devo sforzare. Non mi devo sforzare di essere creativo, mi devo sforzare di riposare. Ma in realtà io, se mi lasci lì un attimo, soprattutto se mi consento di annoiarmi, che è una cosa che ormai non ho più tempo da fare, cioè la mia creatività esplode. Io inizio a camminare, inizio a camminare, Io ho inizio a paura. produrre. È ovviamente un talento. Ora, come lavorarci con questo talento? Ovviamente, essendo un creativo professionale in tutti i miei ambiti, ho dovuto imparare. E ci sono una serie di approcci, non è, mi viene, aggiustamento, mi viene, accorgimenti che ho imparato a mettere in pratica e che per me sono molto proficui, e guardando alle altre persone vedo che lo sono generalmente, ma poi ognuno ha la sua, e dopo parliamo anche di cosa può innescare la creatività, me lo tengo dopo. Vado di tre accorgimenti. Allora, uno è comprendere la natura ondulatoria della creatività. È spesso legata a un flusso emotivo e non è così per tutti, ma per molti artisti è collegata a delle fasi di up and down, una fase, diciamo, un pochino maniacale di creazione e una fase invece un pochino di più depressiva di discesa. Devi imparare a cavalcare la fase creativa e buttare giù, crea, 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 finché ce l'hai. Non importa se salti il pranzo perché ti dimentichi, non importa se non riesci a dormire, crea perché la devi cavalcare. Dopodiché, quando c'è la fase invece in discesa, devi tirare dritto, devi mettere il pilota automatico, avendo fede, torniamo al discorso di prima, che tanto poi l'onda risale e a quel punto magari raffini in quella fase ciò che hai creato nella fase di up. Quindi saper riconoscere e cavalcare queste onde per me è stato fondamentale. Altro aspetto, il processo creativo per me è un processo solitario. Io lo associo alla maternità, è una cosa che ti tieni dentro e dopodiché vai, partorisci. Detto questo, consiglio di vivere questo processo solitario in sinergia con altre persone. Questo perché, soprattutto se non si hanno degli impegni professionali, cioè nel mio caso io posso avere delle deadline e quelle vanno, ma finché non le si hanno, il rischio di abbandonare un progetto è molto elevato. Questo rischio cala se si coinvolgono altre persone e ci prendiamo un impegno reciproco. Commitment, Ancora, certo. esatto, ancora di più se invece andiamo a fare un annuncio pubblico di qualcosa. Ancora più Questo commitment. aiuta tanto a tenere in piedi la creatività. Ultima cosa, capire che cos'è per ogni persona
che stimola la creatività. Quali sono quegli input che ti fanno accendere? Io so, ad esempio, a che tipo di stimoli reagisco che triggerano la mia creatività, ma ognuno ha i suoi. Io, ad esempio, ora, con tutti i miei giochi da tavolo, li sto facendo con Dario Massa, coautore, su Twitch, sono improbabile, se ti interessa il gaming, invitalo, perché per delle chiacchierate fenomenali. Okay. Siamo complementari, la nostra, al di là delle skill creative, su come si accende la nostra creatività. Io ho bisogno di partire da zero, carta bianca, io devo sentire la scintilla e dico ok, creo questa cosa, da questa idea, poi la sviluppiamo e ai miei collaboratori consento di farla anche a pezzi, di stravolgerla ovviamente per migliorarla, però tutto parte dalla visione che si è originata nella mia testa. Se tu mi dici allora Manuel, crea partendo da questi elementi, mi hai ammazzato. Io non riesco. Per contro, ad esempio, Dario ama tantissimo questa cosa, la prende come una sfida. Ok, tu mi hai dato questi tre alimenti e devo tirarci fuori una ricetta. E ti tira fuori dal cilindro cose pazzesche. Io, proprio a me hai ammazzato se mi dai questa cosa. Quindi capire come funziona la propria creatività poi diventa più proficuo. Poi non volevo ammorbarti, però sai. No, io ho questa, cioè questa parte qua di video dovrò rivedermela e farci una reaction, perché ho troppe cose che volevo interromperti e dire. Allora, ho da dire la mia, adesso non me ne ricordo più. Adesso non me ne ricordo. Però, perché era molto, molti aspetti. Il macro commento che faccio è che mi sembra, hai detto cose fantastiche, poi ho vissuto in prima persona, quindi ovviamente sono molto condivisibili, però c'è un piccolo pezzo che mi sembra molto, molto latino versus americano, è che c'è del fatalismo nel tuo approccio alla creatività, mi sembra. Cioè, del tipo, io sono fatto così, lui non ce la fa, io funziono così, se c'è l'app lo cavalco un po' in maniera passiva, se c'è il down lo cavalco in maniera passiva. C'è tutto un mondo più americano che ti dice, no, ogni giorno prendi e ti scrivi 10 nuove idee, ogni giorno prendi e scrivi 3 pagine anche se non hai voglia di scrivere. E che io un po' di più appoggio, ma forse è un po' come quando a Dylan Dog chiedevano se credeva nell'assurdo, lui diceva no, ci spero, nel senso che anch'io so che ho degli up and down mostruosi e anch'io sento che sono talmente pieno di cose da fare che se mi fermo e vado a camminare, la mia paura è che in quell'ora che cammino vengono altre 10 idee e devo poi scrivermele subito e torno con 10 nuovi progetti. Quindi ho quasi paura di lasciar libera la mente, perché oggi i miei piccoli collaboratori sanno che come torno ho una nuova idea che voglio fare per il canale, per le cose varie, non avrò tempo. Quindi da una parte sono d'accordo con te, però una cosa che non ho sentito nel tuo discorso è del tipo, io reputo questa qui una sorta di muscolo. Cioè, io perché esco a 10 idee? Quando 20 anni fa non avevo 10 idee, mi annoiavo anche, guardavo la ruota della fortuna, che ne so, guardavo puttanate, buttavo tempo. Oggi ho il cervello che è talmente allenato a creare che è come se io ogni giorno facessi una mezza maratona. Il giorno che esco, le gambe vogliono correre, vogliono fare una mezza maratona. Quindi è un muscolo, a mio avviso, che si può allenare, buona parte si può allenare, e ci sono anche degli esercizi per allenarlo, che vanno dal, ovviamente, esercitare ogni giorno. Piacciono molto alcuni che suggerisce James Altucher, un personaggio un po' controverso ma che ha delle belle idee sul suo modo di generare nuove idee. Vorrò farci una live prima o poi sulla creatività e basta. È un tema che mi piace tantissimo, perché reputo che la creatività per me è un io ho due assiomi nella mia vita: curiosità e creatività. Quelli per me sono tipo gli ingredienti che fanno tutto il resto. La curiosità mi porta a imparare di più, a skillarmi, a non accontentarmi di quello che so. E la creatività mi porta a mescolare più ambiti e a generare cose nuove e a creare valore essenzialmente, no? Perché con la curiosità tu crei le skill, con la creatività crei cose che gli altri sono disposti a pagare soldi per avere. Non solo, però sono i due ingredienti per me per il successo. Buttiamola lì, sta puttanata, sta frase da bacio perugina. No, ha perfettamente senso. Mi ritrovo nella considerazione che hai fatto su di me, che devo dire sì, io vivo tutto in maniera più istintiva, o meglio no, perché in realtà sono una persona enormemente razionale, però ho costruito un'impalcatura accettando un'istintività di fondo sul funzionamento della mia creatività. Ok. Cioè quella per me è detta legge e il resto viene costruito sulla base di questo mio funzionamento.